Benvenuto a Carlo Altomonte, Università Bocconi. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio a voi, bentrovati. Allora, iniziamo ovviamente con un parere su quello che ci ha comunicato Powell in queste ultime giornate. Sicuramente i mercati hanno già digerito questa notizia. La priorità della Fed nel 2021 è calmierare appunto l'inflazione. Questa è la priorità assoluta, anche se al costo di una recessione tecnica, se vogliamo chiamarla, dovuta un pochettino ad una politica sui tassi più aggressiva del previsto. Ecco, potrebbe aiutare considerando i numeri di inflazione che abbiamo visto in Gran Bretagna dopo un bel po' di rialzi dei tassi? Ah, il tema ovviamente è che la strada per le banche centrali quando parliamo di shock di offerta è molto molto stretto perché quando abbiamo diciamo, un'inflazione che sale perché salgono i costi, in particolare i costi delle materie prime energetiche e adesso anche alimentari con la crisi ucraina, resta un po' complicato per le banche centrali controllare l'inflazione perché di solito le banche centrali sono molto brave a controllare l'inflazione da domanda, tirando sui tassi, questo smorza la domanda e quindi riduce l'inflazione. Questo vuol dire che diciamo, siamo in presenza di domande già molto forti, quindi tirare i tassi fa un po' meno male, fa accelerare un po' meno l'economia e tiene l'inflazione sotto controllo. Quando invece l'inflazione viene da offerte, quindi da aumento dei costi, l'economia è già in una fase ovviamente di progressivo rallentamento perché i costi salgono e quindi ci sono meno soldi a disposizione, meno profitti, meno investimenti e poi a cascata, man mano che questi costi si trasferiscono sui prezzi, anche meno redditi a disposizione dei consumatori. Quindi evidentemente se tu fai salire i tassi in questo contesto, appunto come diceva lei, generi di fatto una recessione, quindi il costo di ridurre l'inflazione è ancora più elevato. E nel caso della Fed, il tema è che da un lato l'inflazione gli è un po' scappata di mano perché gli Stati Uniti nel 2021 hanno fatto un policy mix eccessivamente aggressivo, ne parlammo anche da voi diverso tempo fa, cioè che se tu fai un allentamento di base monetaria di diverse quasi migliaia di miliardi, perché sono arrivati a oltre 2 trillion di espansione di base monetaria, e in più nel 2021 fai uno dei più grandi piani espansivi fiscali della storia, cioè il piano Biden, evidentemente questo effetto combinato tutto in un anno fa salire moltissimo la domanda e in più hai questo shock sull'offerta, l'inflazione va fuori controllo. La scommessa della Fed è che siccome lavori su una domanda che è già in fase molto espansiva, puoi far salire i tassi senza penalizzare troppo la crescita, quindi mandando il sistema in una recessione, come diceva lei, solo tecnica. Bisogna capire se questa scommessa verrà, diciamo, vinta e se no invece questo non va a peggiorare, diciamo, se il freno a mano tirato è eccessivo. C'è poi un altro problema, che è un problema di liquidità. L'ultima volta che la Fed ha provato a fare il quantitative tightening, cioè a ridurre il suo bilancio, cosa che ha annunciato inizierà a fare in uno dei prossimi meeting, questo ha in qualche modo creato delle condizioni di instabilità su alcune asset class sul mercato. Perché immaginate un po', è come se io ho messo un po' più di acqua in uno stagno che quindi ha coperto tutti gli avvallamenti del fondo dello stagno. Ma poi immaginate che mentre questo stagno ha l'acqua molto alta, questi avvallamenti sotto cambiano di profondità, di livello perché i mercati finanziari nel frattempo si aggiustano. Quando io tolgo la liquidità non è necessariamente vero che trovo lo stesso fondo dello stagno di quello che c'era prima. E quindi potrebbe esserci una situazione in cui alcuni pezzi del mercato restano a secco prima del previsto. E questo crea evidentemente il rischio di volatilità, cosa che nel 2018 ha già obbligato la Fed a tornare precipitosamente indietro sulla sua decisione di quantitative tightening. Quindi se combiniamo questo con un scenario di tassi in forte risalita, c'è il rischio che la Fed forse abbia un po', diciamo, esagerato, almeno sugli annunci, poi bisognerà vedere sull'implementazione. Allora, poi tra poco ovviamente andremo a vedere la situazione in Europa in termini di inflazione, perché ha parlato il ministro Franco dicendo che ecco, probabilmente la situazione peggiorerà, soprattutto per quanto concerne le stime di crescita sull'Italia, ma l'inflazione continuerà a crescere. Poi ovviamente
Cioè, bisogna anche vedere come verrà affrontato questo argomento della BCE, essendo che le persone, soprattutto quelle di basso reddito, iniziano ad essere decisamente in difficoltà anche qua in Europa e soprattutto in Italia. Vorrei prima affrontare un altro argomento che è un dibattito molto acceso, stiamo parlando della curva dei rendimenti degli Stati Uniti. Vorrei far vedere rapidamente la situazione per quanto concerne il biennale, che rende il 2,15%. Oggi stiamo osservando, diciamo, dei ribassi in termini di rendimenti, ma non troppo marcati, soltanto di mezzo punto percentuale. Questo è il decennale a 2,37% e quindi sono quasi uguali, anzi c'è stata l'inversione qualche giorno fa, forse 2 giorni fa. Volevo semplicemente chiedere che cosa suggerisce la curva dei rendimenti, soprattutto in concomitanza con un prezzo del petrolio sui livelli attuali, e cioè abbondantemente sopra i 100 dollari per barile, entrambi i benchmark. No, appunto, il tema è, ovviamente noi sappiamo che ogni volta che la curva dei rendimenti si inverte, cioè che il rendimento a 2 anni è più alto di quello a 10 anni, questo segnala il rischio di una recessione futura nel sistema, perché si immagina che da qui al prossimo anno, anno e mezzo, i tassi resteranno abbastanza elevati, ma dopo saranno obbligati a scendere, e quindi il 10 anni che incorpora i tassi compresi tra i 2 e i 10 anni sarà più basso, perché ci sarà una recessione e la Fed dovrà allentare i propri tassi di riferimento. Quindi in questo senso, diciamo, i timori che vi ho appena illustrato su una Fed eccessiva restrittiva sembrano essere stati in parte incorporati dal mercato. Ovviamente ciò non è detto che ciò avvenga. La curva americana si è invertita un paio di volte anche negli ultimi anni, proprio anche in presenza, se non sbaglio, già a cavallo del 2018, senza che questo abbia poi dato luogo a delle recessioni. E in più, in questo frangente, se anziché andiamo ad andare a prendere il 2 10 anni, andiamo a prendere il 3 mesi 10 anni, che è un altro indicatore di spread di curva. In realtà di solito l'indicatore a 3 mesi e 2 anni vanno nella stessa direzione, ma l'indicatore a 3 mesi questa volta va in una direzione molto diversa, perché i tassi a 3 mesi restano ancora diciamo abbastanza bassi. Quindi siamo in una situazione, diciamo, in cui il mercato sta cercando di capire appunto se la Fed è davvero credibile in questo scenario di salita dei tassi così rapido e quasi da generare una recessione negli Stati Uniti, oppure se invece diciamo c'è un annuncio che in qualche modo è coerente con l'obiettivo di combattere l'inflazione, quindi di modificare le aspettative degli operatori per cui l'inflazione futura sarà più bassa di quella attuale, ma poi questo annuncio potrebbe non essere seguito, diciamo, da tutti gli step che la Fed appunto ha messo davanti a sé, cioè i 7 rialzi fondamentalmente che prevediamo dei tassi, perché la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Per cui prenderei giustamente questo segnale con attenzione, ma sappiamo che è un segnale che non è, diciamo, un driver deterministico poi dello scenario effettivo che si andrà a materializzare, soprattutto in presenza di una curva dei tassi che risente molto più che in passato, ovviamente, degli acquisti anche delle banche centrali stesse. Quindi la curva dei tassi oggi è molto più, diciamo, nelle mani delle banche centrali di quanto non lo fosse in passato, dove invece era completamente nelle mani dei mercati. Ecco, assolutamente sì, in effetti diciamo che il discorso su ciò che suggerisce la curva dei rendimenti è molto molto acceso, effettivamente qualche problema c'è e questo mi sembra evidente, poi sul tema la credibilità della Fed, un piccolo pezzettino di credibilità credo l'abbia perso l'anno scorso quando continuava a sostenere, poi lei ha sottolineato, si tratta di una politica fiscale estremamente espansiva già dall'era Trump, poi con l'era Biden e una politica monetaria altrettanto accomodante, quindi era già probabilmente evidente che l'inflazione non sarebbe stata così transitoria. Detto ciò, vorrei fare il punto sulla situazione in Europa. Innanzitutto, oggi arriva Biden a Bruxelles per il Consiglio europeo di domani, dove saranno presenti, scusate, i paesi del G7 e non soltanto anche della NATO. In arrivo anche nuove sanzioni nei confronti della Russia, poi Putin oggi ha dichiarato che non accetteranno più pagamenti in euro e dollari per il gas per sostenere un pochettino il rublo che ha sofferto veramente tanto, quindi bisogna dire una mossa anche, anche in Molto, termini.
Molto intelligente. intelligente. Sì, una mossa senz'altro intelligente. Allora, detto ciò, parlando di sanzioni, inevitabilmente ecco, danneggiano l'economia europea. L'ha detto anche Franco, l'Italia crescerà molto di meno rispetto alle stime del dicembre per il 2022, ovviamente. L'Europa lo stesso, anche gli Stati Uniti. Io le volevo chiedere come si trova, diciamo, un equilibrio. Poi mi sembra anche ovvio che uno non è che può rimanere fermo di fronte ad una guerra, ovvio che una reazione ci deve essere, però il prezzo che sta pagando l'Europa in termini di crescita è molto elevato. Quindi le volevo semplicemente chiedere, le banche centrali, la BCE in questo senso, potrebbe fare qualcosa? Allora, la situazione europea è un po' sfortunata, nel senso che noi avevamo messo in piedi un policy mix di uscita dalla pandemia oggettivamente migliore di quello americano, perché avevamo gradualizzato lo stimolo fiscale, col recovery plan. La somma dei recovery plan europei più l'impulso del bilancio europeo più o meno vale, gli stessi punti di PIL del piano Biden. Circa 6 punti di stimolo di PIL in più, però anziché essere tutto nel 2021, lo stimolo europeo viene un pezzo alla volta, viene fino al 2026. E dal punto di vista monetario, la Banca Centrale Europea era posizionata più o meno allo stesso livello della Federal Reserve come espansione monetaria. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, l'economia europea sembrava messa meglio nella gestione della fase post-pandemica, perché aveva appunto un minore stimolo fiscale e quindi anche una dinamica di inflazione sicuramente più lenta di quella americana. E i mercati, se ricordate, a gennaio iniziavano a premiare gli indici europei rispetto a quelli americani, che venivano già visti come più a rischio di un rialzo dei tassi, per questo, diciamo, policy mix ultra espansivo che gli Stati Uniti avevano fatto nel 2021. Dopodiché è arrivata la crisi ucraina, e ovviamente la crisi ucraina colpisce molto di più l'Europa degli Stati Uniti, perché noi siamo importatori netti di energia, gli Stati Uniti hanno autosufficienza energetica. Ovviamente gli alti prezzi del petrolio non possono non generare un problema anche negli Stati Uniti, ma ovviamente lo generano in misura molto maggiore dal punto di vista europeo, che dipende sia dall'energia sia dal punto di vista delle commodities alimentari, anche dall'Ucraina. Quindi, messe insieme queste due cose, diciamo, noi siamo un po' più colpiti dalla crisi ucraina, anche se partivamo da situazioni di partenza forse un po' migliori di quelle americane. E quindi oggi è giusto ragionare sul fatto che, come ricordava il ministro Franco, l'economia europea vedrà salire e anche abbastanza rapidamente il tasso di inflazione, e vedrà evidentemente rallentare la propria crescita. Non penso possiamo parlare di stagflazione, penso parlare di stagflazione sia ancora prematuro, per la semplice ragione che noi usciamo dalla pandemia con una velocità di crociera che è molto più elevata, diciamo, di quella naturale. Quindi usciamo comunque dalla pandemia a condizioni normali, con tassi di crescita tra il 3 e il 4%, e al momento lo shock ucraino non è di portata tale da generare, diciamo, una riduzione della crescita di questa entità. Quindi noi sicuramente vedremo una significativa riduzione della crescita, che potrà contrarsi di un punto e mezzo percentuale, ma venendo da tassi di crescita elevati al 2021, probabilmente nel 2022 continueremo comunque a registrare crescita positiva, sia pure in presenza di inflazione elevata. La domanda vera da farsi è quanto dura la crisi ucraina. Perché se la crisi ucraina si risolve da qui all'estate, noi possiamo tranquillamente immaginare che i prezzi delle commodities si risolve, nel senso che si arriva a un cessato il fuoco e le parti cominciano a negoziare. Non si risolverà evidentemente nel breve periodo, ma se non altro sono ridotte le tensioni, e noi, in cambio di questo, diciamo, impegno negoziale, abbiamo una graduale riduzione delle sanzioni nei confronti della Russia. Bene, questo toglie, diciamo, aspettative di blocco di acquisto o di vendita sui prezzi dell'energia, consente di avere una stagione della semina del grano in Ucraina accettabile, e quindi toglie aspettative al mercato di rischi forti sui prezzi, e quindi fa ridurre i prezzi delle commodities. E questo consente a noi europei di riempire gli stoccaggi di gas a prezzi del gas accettabili, e quindi ci toglie uno shock inflazionistico potenzialmente ancora più elevato. Se
Se invece la crisi ucraina dovesse continuare per tutta l'estate, evidentemente si aprirebbero scenari diversi in cui probabilmente dovremmo iniziare a immaginare risposte comuni di sostegno della fiscalità europea, come abbiamo fatto per il recovery, anche dal punto di vista del sostegno ai prezzi energetici, soprattutto per le fasce più deboli di popolazione. E probabilmente anche in termini, visto che la crisi non sarebbe ancora risolta, di diciamo, impegno sul fronte della difesa comune. Per quello è corretto che al momento il Consiglio europeo non decida ancora, diciamo, risorse comuni europee per far fronte alla crisi, perché questa crisi potrebbe, lo speriamo tutti, risolversi nel giro di qualche settimana, nel qual caso dovremmo solo gestire lo shock inflazionistico di breve periodo causato da questa cosa. E ricordiamo che la Banca Centrale Europea non ha ancora iniziato un percorso di aumento dei tassi, anzi sta ancora comprando attivi sul mercato. Quindi da questo punto di vista siamo ancora in una fase espansiva. Se invece, come dico, la crisi dovesse continuare, quindi l'Europa continua a prendersi shock negativi, allora a quel punto probabilmente dovremmo cambiare il policy mix, la banca centrale dovrebbe essere più restrittiva nell'immediato e però questo aprirebbe la strada a un supporto fiscale comune da parte dell'Europa, ma non siamo ancora arrivati a questa determinazione. Ecco, ultimissima domanda perché siamo in chiusura. Volevo semplicemente capire se dovessimo proprio speculare, arriverà prima la stagflazione in Europa o la recessione, la cosiddetta tecnica, degli Stati Uniti? Di nuovo, la risposta è funzione della crisi ucraina. Se immaginiamo lo scenario centrale in cui la crisi ucraina si risolve per l'estate, secondo me arriva prima la recessione tecnica negli Stati Uniti. Se invece l'Europa continua a subire lo shock in prima battuta della crisi ucraina, quelli che sono in prima linea a subire le conseguenze saremo noi. Però mi viene da chiederle, visto che l'inflazione continua a crescere sia in Italia che all'interno dell'Eurozona, per il momento gli stipendi però non crescono abbastanza, lei crede che, cioè che questa cosa può continuare o alla fine si verificherà una spirale stipendi-inflazione? No, prima o poi è evidente che succederà quello che è già successo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il contagio da prezzi a stipendi è molto più rapido perché il mercato del lavoro è più flessibile. Da noi i rinnovi salariali avvengono in maniera meno rapida, quindi questo ovviamente genera dei costi a carico dei lavoratori, ma prima o poi avverrà questa cosa. C'è anche da dire che nel frattempo quasi tutti i governi europei hanno messo in pista misure di supporto dal lato fiscale per le popolazioni, diciamo, per la fascia più debole di popolazioni. Gli stessi accise varate per un mese sui carburanti, sono di fatto un aumento di stipendio per un mese, no? Perché per tutti quelli che si spostano in macchina pagano meno di quello che dovrebbero il prezzo della benzina. Quindi da questo punto di vista qualche supporto di politica fiscale si sta mettendo in piedi. Per quello dico che se la crisi dovesse continuare, invece avremo bisogno di supporti sul fronte energetico molto più incisivi, e a quel punto le uniche risorse che possono essere messe in campo, dato il volume necessario, dovrebbero essere risorse europee comuni. Grazie mille. Carlo Altomonte, professore Università Bocconi, grazie per il suo contributo. Buon lavoro alla prossima occasione. Grazie a voi, alla prossima.